Cosa dice Enricoletta a Giorgia Meloni mettendosi la mano davanti alla bocca? In questa scelta ci sono almeno tre problemi di comunicazione. Il primo, il senso di esclusione del pubblico. Immaginate di essere a una cena e a un certo punto la persona che avete accanto mette la mano davanti alla bocca e comincia a parlare con una terza persona. Come vi sentireste? Bene, questa è una delle basi del public speaking, cioè dell'arte di parlare in pubblico: pensare a come si potrebbe sentire il pubblico in funzione delle nostre azioni sul palco. Secondo problema di comunicazione, l'attenzione selettiva. Enricoletta mette la mano davanti alla bocca e la nostra attenzione va proprio su quel gesto. Perché? Perché è un gesto che interrompe il rituale di ribalta e di retroscena. Cioè, lui è in una condizione di ribalta, ma fa un gesto di retroscena, cioè la confidenza. L'attenzione va sul gesto, i giornali scrivono degli articoli, e cioè otteniamo l'effetto opposto a quello che vogliamo rispetto a quello che vorremmo ottenere. Terzo problema comunicativo, il problema ermeneutico. Enrico Letta mette la mano davanti alla bocca, noi non riusciamo a decodificare le parole che Enrico Letta dice effettivamente a Giorgia Meloni, e il rischio è che ciascuno di noi interpreti a suo modo quello che potrebbe essere accaduto. Una maggior complicità tra avversari politici che noi non conosciamo, oppure addirittura qualcuno potrebbe ipotizzare che si siano detti delle cose, scriverle su un giornale, alimentare delle immagini mentali, delle indiscrezioni ottenendo ancora una volta il risultato opposto a quello che il comunicatore voleva, cioè la chiarezza esplicativa, o perlomeno sperabilmente è quello che ogni comunicatore dovrebbe volere per il proprio pubblico.